Arriveranno gli Editors con il chitarrista e il bassista della band impegnati nel DJ set. È una band a livello internazionale ormai da più di 20 anni sulla scena e spazieranno da tutto l'indie, il Britpop, indie rock, l'alternative per far ballare e divertire tutta la piazza. Saranno Russell Licht e Elliot Lyon, rispettivamente basso e chitarra della band Editors, i protagonisti della festa di Capodanno ad Arezzo. Non suoneranno, ma daranno vita ad un DJ set dal gusto prettamente British. Si può fare musica di qualità, si può anche aumentare il valore culturale e della qualità della città ulteriormente, proprio anche cercando di partire dal basso. Ad ospitare la festa ancora una volta sarà Piazza Sant'Agostino. L'evento è stato organizzato da Arezzo Che Spacca, vincitrice del bando pubblico. Quest'anno abbiamo questa novità dell'ospite internazionale, quindi gli Editors, una band di livello appunto internazionale che si esibirà in un DJ set dopo l'esibizione di mezzanotte del maestro Enzo Scartoni, che ormai è una costante molto piacevole del Capodanno, che animerà la festa per tutti, e dopo tutta una serie di eventi incentrati proprio sul DJ set quest'anno di artisti locali che appunto apriranno la serata. Ci sarà lo spazio per i bambini all'interno di Informa Giovani, come da tradizione, proprio per una festa per tutti, e chiaramente brindisi a mezzanotte con panettone e spumante per tutti gli avventori, sicurezza in primo piano, quindi vigileremo sulla, come sempre è stato, sulla buona riuscita della festa appunto in sicurezza. Quest'anno è il 12° anno, che sono l'ultimo dell'anno, la mia oretta oppure più, sono contento che anche quest'anno faccio parte di questo team eccezionale. L'intero show sarà incorniciato da un originale allestimento ideato da Simone Bertocci, che si occuperà di svolgere un videomapping live durante la serata. Seguiremo la musica e l'intrattenimento della serata di luci, fatto di luci e di festa, con anche questo contenuto qua che è multimediale, che è un po' innovativo, diciamo, per quanto sia una tecnica che abbiamo usato molte volte in altri contesti, diciamo ad Arezzo forse è una delle prime volte che presentiamo questo tipo di approccio visivo.